Festa di fine anno al CPA di Agrigento, momento in cui la scuola, diretta dal dirigente scolastico, ingegnere Santino Lopresti, si è raccontata. Un consuntivo delle attività svolte ad Agrigento e nelle sedi presenti nella provincia. Dopo il saluto del dirigente scolastico Lopresti, è stata la volta del colonnello Vittorio Stingo, del sindaco della città di Agrigento Micichè, del direttore della Caritas Valerio Landri, della dirigente scolastica dell'Istituto Gallo Casa, Rosanna Florio dell'Archivio di Stato, quindi l'esibizione di studenti dei vari centri di tutta la provincia che hanno raccontato la propria esperienza mettendo in scena brani musicali, poesie, canzoni, videoclip, testimonianze di vita raccontate e anche una serie di stand espositivi dei lavori svolti dagli alunni. Che ti fa la croce, ti prega di sapere, lo chiede l'uomo a te, rimane tutti in piedi, resti separati, ti è data una casa, ti è disimpegno anche se parla del mondo, la tua vita mani, ma che sei da noi. Siamo qui un giorno importante per Agrigento, questo è l'esempio come Agrigento è pronta per l'accoglienza ma principalmente per l'integrazione. Io ho un mio vissuto, sapete bene, di accoglienza e di integrazione, ho fatto per 30 anni questo lavoro, penso che quello che stanno facendo i dirigenti, in questo caso anche il dirigente Santino Pesce, è encomiabile. Grazie ai ragazzi che oggi, come dire, abbiamo sovvertito un po' quelle che erano le loro abitudini, molti ragazzi. La nostra scuola si svolge di pomeriggio e quindi, come dire, abbiamo un po' cambiato. Oggi siamo tutti di mattina e per voi, per alcuni di voi che vanno a lavorare o che fanno altro, ecco, è stato come dire, un cambiare la giornata. Io di questo ve ne sono grato e vi ringrazio, ragazzi. Però è bello vedervi tutti qui e vedervi, come dicevo all'inizio, più di quelli che pensavamo veniste, quindi siamo circa 400, penso qualcosa in più. Noi era da diversi anni che pensavamo ad un'iniziativa di questo tipo ed è un'iniziativa itinerante chiaramente, quindi un'iniziativa che di anno in anno si sposterà e troverà un comune. Noi vogliamo quello che viene chiamato, come dire, in gergo tecnico la rendicontazione sociale. Voi sapete che le scuole hanno un obbligo ogni 3 anni di presentare una relazione che è la rendicontazione sociale, cioè presentare in trasparenza alla collettività come le risorse vengono spese. Noi anziché farlo ogni 3 anni intendiamo farlo ogni anno, intendiamo farlo però, come dire, di presenza, ecco, far vedere quello che si fa in tutto il CPA, non solo in una sede ma in tutte le sedi. Quindi abbiamo convogliato verso Agrigento quest'anno i pullman, i ragazzi, io li devo ringraziare perché i ragazzi, voi sapete che il 90% della nostra, del nostro lavoro avviene pomeridiano, viene di pomeriggio. Bene, questa volta i ragazzi, pur di essere presenti e di metterli insieme, perché anche loro non si conoscono, così come talvolta non conosciamo noi i lavori che fanno altre sedi, neanche i ragazzi tra loro si conoscono, quindi è giusto rendere, come dire, in trasparenza quello che avviene in tutte le sedi. Questo è un momento importante, io devo ringraziare non solo gli alunni, ma devo ringraziare i docenti che sono quotidianamente, costantemente, con passione, con amore, seguono questi ragazzi. Devo ringraziare i collaboratori scolastici, cioè c'è una scuola che veramente è l'unitarietà di tutto il personale della scuola, gli assistenti amministrativi, il DSGA, perché no, la vicaria, la seconda collaboratrice, quindi gente che giorno dopo giorno lavora per realizzare quello che avete visto. Quello che state vedendo è estremamente importante, io sono orgoglioso e vi devo dire oltre ogni aspettativa, ecco, veramente mi si riempie di gioia il cuore. Diciamo una cosa importante che avete realizzato quest'anno tra le tantissime cose da mettere all'occhiello. La cosa in particolare che abbiamo realizzato è quella sulla partecipazione ad esempio del 2 giugno che è l'ultima, dove abbiamo fatto dialogare 5 ragazzi, un ragazzo di colore, un ragazzo europeo, un ragazzo sovietico, una ragazza russa e una ucraina, e approfittando di alcune parole chiave della Costituzione abbiamo parlato di quello che la Costituzione dice sulla libertà di razza e anche di sesso o libertà in generale, civili, e anche quello sulla guerra, cioè quando l'Italia dice si ripudia la guerra, la ragazza russa allora dice ma allora non si può invadere un altro paese, e noi diciamo no, non si può invadere.
mentre l'Ucraina dice ma si può difendere proprio, certo che si può difendere. Quindi voglio dire, ecco, abbiamo approfittato, e questo è importante, la violenza sulle donne, il bullismo, sono temi ricorrenti, la Costituzione, perché a questi ragazzi dobbiamo anche dare, come dire quali sono le regole di convivenza, perché essendo in un paese che non è il loro, così come se io vado in un altro paese mi devo adeguare alle regole di convivenza civile, fermo restando il rispetto delle loro tradizioni, della loro cultura, anche loro si devono adeguare alle nostre, diciamo, regole di convivenza civile. Presidente, un'ultima domanda, ecco, come si affronterà il nuovo anno scolastico? Ma noi lo affronteremo come sempre, certo, come dire, faremo tesoro di qualche errore, perché anche noi siamo umani e quindi qualche errore l'abbiamo fatto. Vorremmo meglio organizzare la presenza nel territorio, seppur ad oggi siamo presenti in 17 sedi in tutta la provincia, perché ci rendiamo conto, noi quest'anno abbiamo avuto 1700 iscritti, quindi siamo tanti, l'anno prossimo prevediamo di essere di più. Io ringrazio il provveditore agli studi che ha avuto questa sensibilità di darci dei docenti in più già in organico di diritto, proprio per fronteggiare questa presenza che c'è ormai nel territorio, che è vastissima. La cultura è sicuramente uno degli strumenti, non l'unico, ma quello forse più importante per far sì che questi ragazzi possano includersi, possano essere vicino a noi. Ho accolto l'invito del dirigente Sandino Lopresti, non solo perché stiamo vicini di casa come struttura edilizia, ma perché noi abbiamo il corso serale, quindi partecipiamo a tutti i momenti formativi che il preside e il dirigente scolastico Sandino Lopresti organizza. Sono felice di essere qua perché vedo le performance e tutti i lavori che sono stati organizzati nelle varie sedi del CPIA. Ringrazio veramente di cuore perché ci dà l'opportunità di ampliare i nostri orizzonti conoscitivi, conosciamo le altre realtà dei paesi vicinori. Quindi grazie a Sandino Lopresti per questa opportunità. Sono presidente del Consiglio d'Istituto, oggi stiamo festeggiando il fine anno, è stata una bella esperienza per me, ringrazio il signor Preside, ringrazio i professori. I ragazzi si trovano bene, ho visto che ci sono stati momenti di festa, momenti di convivialità e insomma anche momenti di gioia, però anche un po' di dispiacere, no? No, abbiamo passato un anno sereno, il preside era disponibile tutto l'anno per noi, tutto quello che avevamo bisogno l'ha fatto, ringrazio da questo posto, grazie a voi pure. Un altro messaggio importante della canzone è che, a prescindere dalle differenze culturali o religiose, siamo tutti esseri umani che hanno in comune lo stesso destino, la vita. Questo testo è anche un messaggio di speranza, infatti, malgrado le guerre, i bombardamenti e le distruzioni, il mondo continuerà sempre a rialzarsi. È una giornata dedicata all'inclusione, tutto merito del preside Sandino Lopresti, che è particolarmente impegnato nel dare dignità a questi ragazzi, adulti, principalmente adulti e molto spesso stranieri, che arrivano in Italia e non sono integrati, ma soprattutto non hanno aspettative di futuro. Ciò che viene fatto al CPA è un qualcosa di straordinario, cioè viene data educazione, un'educazione italiana, un'educazione a vivere in questo paese, nel rispetto però di quelle che sono anche le tradizioni dei paesi di provenienza. Ma oltre all'educazione viene anche dato un percorso potenziale per poter avviare un'attività lavorativa. Questo è fondamentale nel nostro paese, per far sì che questi ragazzi non siano a spasso, ma possano produrre per un'Italia più grande. La nostra presenza, come quindi presenza della Caritas Diocesana Agrigento, è necessaria, perché è anche sicuramente un gran piacere per me esserci, anche in forza della collaborazione con il CPIA, con cui abbiamo già iniziato svolto delle attività e continueremo sicuramente a farne tante altre. Comunque è un obiettivo che condividiamo, quello di educare ad una cittadinanza attiva e responsabile, soprattutto persone che vivono una fragilità educativa particolare, quindi per noi è davvero una grande gioia esserci. Ecco, voi svolgete un ruolo importante nel territorio e anche nell'affiancamento di questi soggetti
che arrivano purtroppo da destinazioni di guerra dove spesso insomma manca tutto? Sì, noi facciamo la nostra parte in termini di orientamento, in alcuni casi di accoglienza, ma soprattutto di orientamento all'inserimento sociale, ed è bello pensare come questo territorio sia davvero ricco di attori che siano impegnati e condividano gli sforzi verso lo stesso obiettivo. Allora, mi chiamo Nasim, vengo dal Bangladesh, ho 19 anni. Io sono venuto qua a 2021 e quando sono venuto qua ho trovato una nuova vita, ho trovato i ragazzi che sempre del cuore, vi amo tanto. La professoressa mi ha aiutato molto, che ha insegnato tante cose. E sempre noi amiamo a fianco del cuore. Ormai per oggi sono qua, parlo un po' così meglio e complimenti sempre a loro. Sì, è stato un anno molto intenso, abbiamo lavorato in sinergia con tutti i colleghi della sede di Sciacca, qui proprio alle mie spalle ci sono diversi lavori che abbiamo realizzato in occasione appunto delle giornate della legalità, della terra, della memoria e soprattutto appunto sul bullismo e sulla donna. Abbiamo lavorato bene e c'è stata una grande collaborazione da parte insomma di tutti. Viva il CPIA e soprattutto veramente l'inclusione e l'integrazione di questi ragazzi che sono motivati a venire, spronati, stimolati, e anche loro veramente sono stati parte attiva in tutto questo lavoro svolto. Vedo degli stand Casa Circondariale di Sciacca, vuol dire che avete pure questo tipo di utenza, no? I colleghi della Casa Circondariale hanno realizzato anche loro appunto dei lavori con i corsisti e c'è stata anche tanta collaborazione da parte loro. Ragazzi del primo livello di Licata e al gruppo A e B di alfabetizzazione, come diciamo visibile, questa è soltanto una piccola parte dei lavori che hanno prodotto durante l'anno. Sono stati impegnati da settembre al 2 giugno, è stato l'ultimo lavoro che abbiamo fatto per la giornata della Repubblica, sono stati impegnati in attività progettuali, attività anche fuori dalla scuola, di riscoperta del territorio. Qui abbiamo deciso di portare una minima rappresentanza dei lavori e a partire dalla giornata contro la violenza sulle donne. La nostra utenza è un'utenza per lo più di ragazzi stranieri e quindi inizialmente il discorso è stato molto difficile da introdurre, però alla fine possiamo dire di essere soddisfatti per i risultati ottenuti, perché siamo riusciti a colpire la parte più sensibile dei nostri ragazzi, a far emergere la parte migliore, e quindi a chiusura di anno scolastico ci possiamo ritenere soddisfatti soprattutto per questa crescita avvenuta all'interno di ognuno dei singoli ragazzi, che sono grati e felici di aver fatto questo percorso con i compagni e con i docenti. L'esperienza con i ragazzi è stata positiva, sono stati entusiasti soprattutto di vedere, abbiamo fatto una visita alla casa natale di Rosario Livatino a Canicattì ed è stata molto emozionante. Allora, io insegno da questo, è il mio 15° anno, perché prima ero a Cammarata, sicuramente positiva, con tante difficoltà perché la situazione sapete bene che non è facile, e abbiamo molti, tra l'altro ragazzi ormai da tutta l'Africa, quindi anche tra di loro c'è sempre qualche problematica, però devo dire oggi mi sento dire un viaggio assolutamente positivo. Poi oggi sarà una giornata veramente bella, interessante, sono tutti presenti, hanno voluto essere presenti, noi abbiamo chiesto e loro immediatamente hanno detto di sì. I miei ragazzi presenteranno una poesia in maniera tale che un po' tutti, sia dell'alfabetizzazione che del primo livello, la presenteremo in italiano, inglese, francese e arabo. La poesia è a mio fratello Bianco. Io non avevo mai insegnato in un CPIA, ho esperienze presso altre scuole, quindi è stata e penso continuerà ad essere un'esperienza formativa per me. Loro ci hanno appena detto che ci ringraziano insomma per come li abbiamo aiutati, io invece li ringrazio perché in realtà loro hanno dato tanto a me quest'anno, cioè è stato uno scambio reciproco di saperi, di sentimenti e di tutto, ecco, e me li porterò sicuramente
nel cuore. È stato un anno bellissimo, ringraziare tutti i nostri prof, come dicevamo prima, sono stati meravigliosi, i pazienti, e io sono felicissimo di aver passato un anno con tutti loro. L'abbiamo riuniti tutti qui perché il preside, il nostro preside, ha voluto fare questa festa di unione per la legalità, per l'inclusione, per tutto quello che oggi rappresenta la nostra società.